a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata proseguiamo l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi delle legioni che ne sono state le protagoniste. In questa puntata tratteremo la decima delle legioni Astartes, ovvero sia le Mani di Ferro e il loro primarca Ferrus Manus. La storia della legione delle Mani di Ferro inizia, come tutte le sue legioni consorelle, alla fine delle grandi guerre di unificazione sulla Terra. In quanto l'imperatore del genere umano, dopo le grandi battaglie che lo hanno portato all'apice del suo potere all'interno della Terra e dopo aver avviato il progetto Primarchi e il progetto Legioni, si dedicò alla creazione della forza che gli avrebbe consentito di conquistare la galassia, ossia gli Space Marine. Inizialmente gli Space Marine che componevano quelli che sarebbero diventati le Mani di Ferro avevano il nome di Stormwalker, i Camminatori della Tempesta, e in particolare il nome non è a caso perché tutte le reclute che componevano la proto-legione di Space Marine erano state reclutate dagli antichi territori di Albia, ovvero sia l'antica Inghilterra, e quindi i feroci clan guerrieri che abitavano quella provincia della Terra avevano fornito le reclute e il seme genetico sulla base del quale si sarebbe sviluppata la legione poi delle Mani di Ferro. In particolare, già nei primi incontri delle guerre di unificazione, divenne chiara l'epica resistenza anche al dolore fisico dei guerrieri della decima legione. Fu solo poi con la scoperta del primarca Ferrus Manus che la legione, oltre a cambiare nome da Stormwalker a Mani di Ferro, iniziò a sviluppare il suo pieno potenziale. La storia di Ferrus Manus è ammantata nella leggenda, in quanto la capsula di salvataggio del primarca della decima legione cadde sul mondo di Medusa. Medusa è un pianeta che orbita nelle propaggini dell'Occhio del Terrore, la grande fenditura warp che è posta quasi al centro della galassia, dove una volta sorgeva il fiorente impero, il cuore del fiorente impero Eldar. Il mondo di Medusa era un mondo che era stato già colonizzato dall'umanità nell'oscura era della tecnologia e che appunto conservava in sé molte delle tecnologie perdute di un tempo. E mentre la popolazione era regredita ad uno stato semi-nomade, semi-barbarico, rimanevano molte infrastrutture dell'antica tecnologia che erano poste in un territorio all'interno del quale i superstiziosi abitanti di Medusa si rifiutavano di avventurarsi, credendolo abitato dagli spiriti predatori degli abitanti di Medusa dei secoli passati. La leggenda orale dei clan di Medusa raccontano di un epico cacciatore che dava la caccia a un grande Wyrm argenteo che predava le popolazioni locali. Il racconto che è stato fatto invece da Ferrus Manus dopo il suo ritrovamento è, se possibile, anche un po' più sinistro, in quanto si racconta che la capsula di atterraggio del Primarca sfondò un antico laboratorio e aprì una capsula, non sa se di stasi o qualche altro congegno, che liberò una creatura, un'entità. Questa entità era appunto il Wyrm argenteo Asirnot, come la mitologia di Medusa ricorda questo terribile predatore, e che Ferrus Manus si assunse il compito di cacciare e distruggere. Ovviamente il Wyrm si dimostrò insensibile ai colpi e agli strumenti di Ferrus Manus e ogni volta che il giovane primarca affrontava in duello questa creatura, la stessa riusciva a sopravvivere a tutti i suoi attacchi. Fu soltanto quando, arrivato alle propaggini del monte principale di Medusa, Ferrus Manus riuscì ad afferrare il Wyrm e immergerne la testa all'interno di un fiume di lava e solo in quel momento, sopportando il lancinante dolore che attanagliava le sue membra, Ferrus Manus riuscì a uccidere questo grande terribile predatore. Ritornò ai villaggi e alla popolazione di Medusa con un segno inequivocabile della sua vittoria sul grande Wyrm argentato, in quanto le mani di Ferrus Manus erano diventate argente a seguito del contatto con questa creatura. Noi oggi sappiamo
che in realtà il Wyrm Argenteo cacciato e distrutto da Ferrus Manus era una scheggia anche molto potente di un antico dio stellare degli Ctan, e che quindi la sostanza che componeva il corpo del Wyrm altro non era che il necrodermis di cui sono fatti le schegge degli Ctan, e che si fusero appunto alle mani di Ferrus Manus. Una volta che Ferrus Manus, il cacciatore della tempesta, ritornò all'interno della società di Medusa, ne divenne ben presto, come tutti i primarchi, il capo e il leader indiscusso, e si prodigò affinché la società di Medusa riuscisse a progredire a livello tecnologico. Vennero riscoperte anche in questo caso tecnologie abbandonate, ci si spinse all'interno dei territori popolati dagli spiriti per recuperare le tecnologie perdute, e Ferrus Manus in prima linea utilizzò il potere derivante dal necrodermis rimasto sulle sue mani per plasmare e modificare i vari oggetti, addivenendo ad una comprensione di quella perduta tecnologia tale che il pianeta piano piano riuscì a svilupparsi e a progredire a livello tecnologico. In quel momento la grande crociata che era stata lanciata dall'imperatore e da Horus all'inizio della grande espansione planetaria del genere umano raggiunse Medusa, e l'imperatore riconobbe immediatamente il suo figlio perduto, e anche Ferrus Manus capì di aver trovato finalmente un avversario degno delle sue capacità. L'imperatore e Ferrus Manus combatterono a lungo, si sfidarono in prove di forza e di abilità, ma alla fine Ferrus Manus, capendo di aver trovato un avversario degno delle sue capacità, si sottomise al potere dell'imperatore e gli giurò fedeltà. Venne posto immediatamente al comando della decima delle legioni Sastartes, la quale, in omaggio appunto alle mani di metallo vivente del primarca, venne rinominata appunto Mani di Ferro. Da quel momento la forza di combattimento costituita dalla decima legione venne implementata dalle reclute provenienti da Medusa, venne lanciata nel tritacarne della Grande Crociata. Innumerevoli mondi vennero assoggettati al comando imperiale sotto la guida di Horus, dell'imperatore in persona e di appunto di Ferrus Manus, che tra i primarchi occupa uno dei primi posti in ordine di ritrovamento, anche se non sappiamo bene in che ordine Ferrus Manus sia stato trovato dall'imperatore, si prodigò per una campagna di conquista e sterminio degli Xeno che popolavano la galassia. In particolare, contro gli orchi, le Mani di Ferro diedero prova delle loro abilità sul campo di battaglia, in quanto le Mani di Ferro, appunto, come il loro nome sottolinea, dimostrarono una forza molto tenace che prevedeva un massiccio impiego di mezzi corazzati seguiti da ondate e ondate di fanteria pesantemente corazzata. Un modo simile a quello della Guardia della Morte, ma mentre la Guardia della Morte puntava tutto sulla resistenza fisica, le Mani di Ferro puntavano ad uno sviluppo tecnologico importante e ad un utilizzo massiccio di mezzi corazzati. Fu per questa ragione che l'imperatore e gli altri primarchi scherzosamente soprannominarono la legione la Decima di Ferro, The Iron Tenth in inglese, proprio per il loro pesante utilizzo di mezzi corazzati. E in questo senso Ferrus Manus e i capi war leader della legione strinsero profondi patti di amicizia col neonato Adeptus Mechanicum. Con l'andare della Grande Crociata ovviamente si svilupparono amicizie, venne consolidato con il ritrovamento degli altri primarchi, si consolidò la fratellanza dei primarchi. In particolare Ferrus Manus strinse un profondo legame di amicizia col primarca della terza legione, Fulgrim, ed è esemplificativo che Fulgrim e Ferrus Manus, inizialmente da rivali, si sfidarono nella creazione, ciascuno nel proprio settore di competenza, di un'arma che avrebbe fatto meravigliare il fratello. Nella catena dei Monti Urali sulla Terra, in uno dei rari momenti di tranquillità tra una campagna e l'altra, Ferrus Manus e Fulgrim forgiarono rispettivamente una spada dalla lama affilatissima, e Fulgrim, ricorrendo a tutte le proprie capacità metallurgiche, forgiò un martello del quale fece dono al fratello. Ovviamente
trattandosi di due primarchi entrambi eccelsi nell'arte del maneggiare il metallo, lo scontro finì in un pareggio e i due fratelli decretarono come simbolo di amicizia ognuno avrebbe portato con sé l'arma creata dall'altro. E quindi la lama che Fulgrim porterà fino a quando poi non verrà corrotto dai poteri del caos era un regalo di Ferrus Manus, mentre il martello di Ferrus Manus era un dono che Fulgrim aveva dato al fratello proprio per suggellare questo importante legame di amicizia. È risaputo infatti che spesso e volentieri i due fratelli, ogni qualvolta ce ne avevano l'occasione, giocavano a scacchi insieme, o meglio, quello che è il gioco degli scacchi, il regicidio che si praticava nell'Imperium, e che spesso e volentieri le arguzie e le finezze tattiche di Fulgrim trovavano il loro giusto contraltare nelle mosse e nella risolutezza del fratello. Anche quando le due legioni combattevano insieme, questo approccio eclettico della terza legione con quello risoluto e determinato della decima resero le due forze estremamente efficaci sul campo di battaglia. Tutto quanto cambiò con l'avvento dell'eresia. Horus, primo tra tutti i primarchi, venne corrotto e giurò fedeltà ai poteri del caos, e uno dopo l'altro i suoi fratelli, i fratelli a lui più vicini, tra i quali Fulgrim, caddero sotto l'influenza del caos. In particolare Fulgrim venne irretito dal dio del caos Slaanesh, assoggettando la sua legione ai voleri del dio del piacere. Ovviamente non passò molto prima che le legioni traditrici vennero allo scoperto e che l'imperatore inviasse un'enorme flotta composta da ben 7 legioni di Space Marine per annientare i ribelli che nel frattempo si erano ammassati nel sistema di Istvan V. Ovviamente prima dell'attacco delle forze imperiali ai traditori, Fulgrim cercò di convincere il fratello a passare dalla parte del Signore della Guerra, confidando nella loro antica amicizia. Tuttavia, la lealtà di Ferrus Manus nei confronti dell'imperatore era incrollabile e il primarca della decima legione si rifiutò di accettare l'offerta proposta da Fulgrim. Ritornando sulla Terra, preparando la sua intera legione all'assalto contro il pianeta occupato dai traditori, Ferrus Manus venne nominato unanimemente comandante di questa spedizione e venne affiancato nel comando dal primarca delle Salamandre e dal primarca della Guardia del Corvo. Come leader supremo, Ferrus Manus guidò direttamente la prima ondata di guerrieri sulle distese polverose dei campi di atterraggio di Istvan V. Le tre legioni che formavano la prima ondata d'assalto subirono perdite terrificanti dai traditori che nel frattempo si erano ben trincerati. Ciò nonostante, Ferrus Manus e l'intera prima compagnia delle Mani di Ferro, tutti in armatura Terminator, si fiondarono in avanti con l'unico obiettivo di aprire la strada alle legioni che seguivano e spazzare i traditori, ponendo fine, prima del suo inizio, a quella che sarebbe stata l'eresia di Horus. Ovviamente la storia, come sappiamo, è andata in tutt'altra direzione, tuttavia è singolare notare come in quel momento Ferrus Manus, nel caos di questa enorme battaglia, intravide il suo più amato fratello, che era diventato al contempo il suo più acerrimo nemico. Fulgrim, circondato dalla sua guardia della Fenice, i Terminator che tentavano di emulare i custodes dell'imperatore, che con un cenno lo sfidò a singolar tenzone. Ovviamente Ferrus Manus, isolato dal resto del suo esercito, si lanciò con una compagnia di fedelissimi a combattere contro Fulgrim in un epico duello finale. A onore del vero, Fulgrim non voleva uccidere il fratello, però in realtà il demone che possedeva il suo corpo si rivelò troppo forte per essere sottomesso dalla volontà del primarca, e quindi Fulgrim, che era uno spadaccino nettamente superiore al fratello, tranciò di netto la testa di Ferrus Manus con un solo colpo della sua spada demoniaca, che nel frattempo aveva sostituito il dono di Ferrus Manus. Con la morte del primarca delle Mani di Ferro, le restanti Mani di Ferro si ritirarono aspettando la seconda ondata di rinforzi, che tuttavia, per oscuri patti con il Signore della Guerra,
nell'atto più biedi e più bieco tradimento che la storia dell'Imperium ricordi, aprirono il fuoco sulle truppe in ritirata. Quella che passò alla storia dell'Imperium come il massacro dei campi di atterraggio. Pochissimi Space Marine, una percentuale risibile delle centinaia di migliaia di Space Marine che avevano composto la prima ondata, riuscì in modo rocambolesco a sopravvivere a questo massacro, e con la perdita effettiva del Primarca delle Mani di Ferro e la morte presunta di Vulcan e Corvus Corax, che appunto erano gli altri primarchi coinvolti nel primo assalto, ben tre intere legioni vennero spazzate via e non ricoprirono più un ruolo attivo all'interno della guerra. Tuttavia, il ruolo delle Mani di Ferro era ancor più compromesso, in quanto l'intera prima compagnia, il primo clan delle Mani di Ferro, era stato del tutto spazzato via. Il primarca morto e la forza combattiva ridotta a un centesimo della forza iniziale. Poche migliaia di Space Marine erano riusciti in modo rocambolesco a rientrare in orbita, in atmosfera, e a sfondare il blocco navale delle navi, delle a questo punto sette legioni, che erano dall'inizio in accordo nell'eliminare le forze leali all'imperatore. Ovviamente, a seguito di questo enorme shock, le Mani di Ferro si posero il problema di come continuare le operazioni di guerra. Per molti quello che potevano fare era tentare un'ultima vanagloriosa difesa, cercando di uccidere quanti più traditori possibili nel nome dell'imperatore. Questa soluzione venne osteggiata dai leader militari delle Mani di Ferro, che a quel punto comandanti, pretori o centurioni, che avevano preso il comando delle residue forze della legione. In particolare il leader Meduson, che è passato alla storia come colui che ha riformato le modalità combattive delle Mani di Ferro, scelsero un'altra strada, molto più rischiosa, ma che ha garantito oggi la sopravvivenza delle Mani di Ferro come legione, come forza combattiva. Visto che avevano perso il potere combattivo rappresentato da un'intera legione di Space Marine, le Mani di Ferro, ovviamente recuperando quanti più legionari fedeli all'imperatore potessero, quindi anche salamandre o guardie del corvo, si assunsero l'obiettivo di danneggiare la linea strutturale delle legioni traditrici, quindi attacchi di rappresaglie piuttosto che azioni di guerriglia, composti da pochi gruppi elitari di guerrieri, con missioni anche di assassinio piuttosto che di attacco a stazioni di rifornimento, piccole navi isolate, piccole forze isolate. Questo ovviamente non era nello stile di combattimento delle Mani di Ferro, ma assicurò alla legione una linea di continuità per continuare appunto a combattere nel nome dell'imperatore. Quello che accadde successivamente fu che ovviamente si cercò di ricostruire una struttura di comando, e per fare ciò, da un lato venne nominato War Leader il comandante Meduson, che quindi si assicurò di essere una forza combattiva di Mani di Ferro che potessero tenere testa alle più vaste legioni traditrici, mentre dall'altro si formò un concilio dei capi clan delle grandi compagnie e dei grandi clan nel quale era divisa la società di Medusa, che si assunse il ruolo di guida della legione in quei tempi oscuri, una circostanza che è rimasta anche 10.000 anni dopo la fine di Ferrus Manus. Le Mani di Ferro vengono menzionate in molti dei tentativi purtroppo falliti di assassinio sia di Horus che di Fulgrim, in quanto era prioritario per la legione cercare di vendicare la morte del loro primarca e quindi uccidere il primarca dei figli dell'imperatore. Con la fine dell'eresia e il ritiro delle forze traditrici all'interno dell'Occhio del Terrore, le scarsissime forze della legione delle Mani di Ferro si ritirarono su Medusa in attesa di ripristinare la loro forza combattiva. Nel frattempo Shradak Meduson, che appunto aveva combattuto fino all'ultimo momento, era stato eliminato, ormai preda dell'odio e del rimorso per aver lasciato che i traditori sopravvivessero, venne eliminato in un attacco a sorpresa condotto dai figli di Horus, e quindi nuovamente la legione si trovò priva di un leader unico dietro il quale riunirsi.
il Consiglio del Ferro, appunto, la grande confraternita dei padri di ferro, degli Iron Father, che appunto componevano e rappresentavano il clan di Medusa, si riunirono su Medusa per decidere il futuro della legione, o meglio, per decidere il futuro del capitolo delle Mani di Ferro, in quanto subitaneamente alla fine dell'eresia Robot Gilliman, primarca degli Ultramarine, riuscì a far passare l'approvazione da parte delle forze imperiali rimaste del Codex Astartes, tra i cui principi era sancito che mai e poi mai una sola persona avrebbe più avuto il comando e il potere distruttivo rappresentato da una legione da 100.000 Space Marine, e che quindi tutte le forze imperiali esistenti avrebbero dovuto essere divise in capitoli più piccoli, da 1.000 guerrieri ciascuno. Le Mani di Ferro, benché in teoria aderenti al Codex Astartes, riuscirono a mantenere parte delle proprie dottrine singolari di combattimento, ma ovviamente vennero anch'esse divise in più forze combattenti, dando vita ad una serie di capitoli successori e continuando l'opera iniziata da Ferrus Manus al servizio dell'imperatore. Ovviamente le scorte genetiche sulla Sacra Terra fornirono scorte, vaste scorte di seme genetico prelevato in tempi non sospetti dal Primarca e da altri candidati, in modo che la legione potesse riprendersi dopo le devastanti perdite che aveva subito, e solo qualche millennio dopo riuscì ad avere una forza combattiva tale da aderire ai dettami del Codex Astartes. Quello tuttavia che contraddistingue ancora oggi la legione fu il loro caparbio tentativo di ancorarsi ad un discorso di tecnologia. Le Mani di Ferro, in maniera similare ai guerrieri di ferro dal lato delle legioni traditrici, infatti hanno un'abietta intolleranza nei confronti di tutto ciò che è organico, e piano piano nel corso della loro vita, iniziando appunto dalle mani in omaggio alle mani di metallo vivente di Ferrus Manus, iniziano a rimpiazzare le loro parti organiche con meccanismi tecnologici. Di fatto ancora oggi sono strettissimi i legami tra le mani, tra la legione, tra il capitolo delle Mani di Ferro e l'Adeptus Mechanicum, e parte del processo che trasforma un Tech Marine delle Mani di Ferro in un Iron Father, quindi di un patriarca del ferro, avvengono appunto su Marte, dove unici tra gli Space Marine dell'intera Adeptus Astartes sono tenuti in grande considerazione dai tecnopreti del pianeta rosso, e molti malignano infatti che la loro aderenza e la loro considerazione delle macchine tenda a rivaleggiare con la religione, con il culto del dio macchina proprio degli adepti di Marte. Un'altra curiosità, un'altra malelingua che è stata messa in giro sulle Mani di Ferro, praticamente racconta come l'Adeptus Mechanicus abbia dentro Marte il corpo di Ferrus Manus, e che stia cercando un modo per clonare il Primarca e quindi riuscire a ridare un altro Primarca alle forze dell'Imperium. Ciò non è dato sapere, ma sempre per quanto riguarda il progetto Primarchi, c'è da dire che Ferrus Manus, suo malgrado, è stato l'unico Primarca ad essere effettivamente clonato e riprodotto artificialmente. Infatti, benché poi questo lo tratteremo quando parleremo della sedicesima legione, benché anche Horus fosse stato in un certo qual modo clonato, Ferrus Manus è l'unico primarca ad aver avuto più cloni di sé, in quanto Fulgrim, una volta riacquisito il controllo del suo corpo e avendo realizzato di aver ucciso il suo fratello prediletto, in combutta con il capo apotecario Fabius Bile, avviò il progetto di replica del lavoro dell'imperatore, con lo scopo di avere dalla sua un fratello che avrebbe condiviso il suo ideale di guerra contro l'imperatore, con il quale poter combattere sul campo di battaglia. Fabius Bile riuscì a produrre dalla testa di Ferrus Manus, che appunto venne recuperata da Fulgrim sul campo di battaglia, delle copie stabili del Primarca, che tuttavia invariabilmente si rifiutava di schierarsi dalla parte di Fulgrim, costringendo quest'ultimo a ucciderlo di nuovo,
E quindi possibilmente Ferrus Manus è un primarca che è stato ucciso più e più volte da parte di Fulgrim, fino a quando in uno scatto d'ira il progetto originale venne abbandonato e Fabius Baile non ebbe più accesso ai campioni genetici di Ferrus Manus, e che quindi non ebbe più la possibilità, almeno non è ancora dato sapere, di portare avanti questo suo ambiziosissimo progetto. Oggi le Mani di Ferro rappresentano una forza combattiva tutto sommato quasi del tutto conforme ai dettami dell'Adeptus Astartes. In particolare però ci sono alcune vistose differenze. Da un lato non abbiamo un maestro capitolare elettivamente in carica a vita, in quanto il Concilio di Ferro, che è il sovraorgano che gestisce e nomina le più alte cariche delle Mani di Ferro, elegge a cadenza ciclica il leader nominale, il maestro capitolare nominale delle Mani di Ferro, ma l'effettivo potere gestionale è demandato ai patriarchi del ferro, agli Iron Father, che appunto assolvono il duplice ruolo di Machinator, quindi di Tech Marine, e di Cappellano, assicurando all'interno della legione il sopravvivere degli insegnamenti di Ferrus Manus. Infatti nella legione non sono presenti i cappellani, e questo infastidisce molto l'ecclesiarchia, che non vede di buon occhio l'assenza dei padri spirituali degli Space Marine, ma che invece vede l'eccessivo attaccamento dei patriarchi del ferro al culto del Mechanicum, tanto da far sospettare alle Mani di Ferro di presunta tecnoeresia. Ovviamente il lunghissimo ruolo d'onore ricoperto dalle Mani di Ferro e l'eroico sacrificio del loro primarca al servizio dell'imperatore hanno sempre tenuto le Mani di Ferro indenni dalle attenzioni più indesiderate da parte dell'Inquisizione. Però c'è da dire che diversi inquisitori ritengono che il modo in cui le Mani di Ferro venerano il culto delle macchine può essere in contrasto con quelli che sono oggi la dottrina del culto imperiale, tra le altre cose molto osteggiate dallo stesso imperatore se potesse alzarsi dal trono d'oro. Un altro dei problemi, che adesso non sono più così tanto evidenti, ma che nell'eresia di Horus ebbero un ruolo effettivo, fu che nel momento del bisogno, in più di un'occasione, le Mani di Ferro contravvennero agli stessi insegnamenti di Ferrus Manus. In più di un'occasione, infatti, utilizzarono tecnologie che lo stesso Primarca aveva proibito, proprio per continuare a portare avanti la guerra nei confronti delle legioni produttrici. Una fra tutte, l'impiego di guerrieri morti da tempo, con antiche tecnologie di intelligenza artificiale che nell'Imperium è del tutto bandita, per consentire ai guerrieri di poter continuare a combattere nel nome dell'imperatore. Un'altra tecnologia fu la condivisione di più persone all'interno degli antichi concili del Dreadnought, che portarono alla creazione da un lato di tecnoabomini e dall'altro però garantirono la sopravvivenza della legione. Non sappiamo se Ferrus Manus avrebbe condannato questi comportamenti da parte dei suoi legionari. Quello che sappiamo è che in quei tempi disperati, nei bui giorni dell'eresia di Horus, le Mani di Ferro fecero tutto quello che era il loro potere per garantire la sopravvivenza della legione, la sopravvivenza dell'Imperium e la difesa degli ideali dell'Imperatore. Anche questa puntata giunge alla sua conclusione. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto fatemelo sapere qui nei commenti, o se avete altre curiosità sulla storia delle Mani di Ferro non dimenticate di scrivervelo nei commenti, in modo da potervi rispondere o a uno per uno. Non dimenticate anche di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sugli altri video in uscita, di iscrivervi al canale e di seguire i nostri log di Facebook e di Instagram. La prossima puntata, ovviamente, non potrò raccontarvi della storia delle gesta dell'undicesima delle legioni Astartes, in quanto per motivi sconosciuti tutti i registri sono stati cancellati in relazione all'undicesima legione, e quindi ci concentreremo sulla storia, sulle gesta della dodicesima delle legioni Astartes, ovvero sia i divoratori di mondi e del loro primarca Angron di Nuceria. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata!